Io non avrei mai immaginato quello che mi sarebbe accaduto. Con Frank volevamo un secondo figlio e su consiglio del mio ginecologo avevo iniziato una cura ormonale. Per Nancy e Frank è un tranquillo pomeriggio di domenica. Mi sentivo accaldata. Mio figlio Anthony era dai nonni e Frank stava dormendo. Allora decisi di fare due passi. Nancy, sentendosi accaldata, decide di fare una passeggiata nel parco proprio sotto casa. All'improvviso, mentre cammina, Nancy avverte una forte vertigine. Così forte da non lasciarla respirare. Ricordo che sentivo un caldo fortissimo. Mi girava la testa. Sudavo. Ero tutta bagnata. Il senso di vertigine è talmente forte da costringerla ad accasciarsi a terra, perdendo quasi conoscenza. E all'improvviso quelle contrazioni. Così strane. Così acute. Ricordo che ho avuto paura. Un giovane poco distante si accorge del fatto e corre subito in aiuto. Con molta prontezza si slancia su Nancy, proponendosi in tecniche di primo soccorso per rianimarla. Per me sono stati attimi molto, molto difficili. Una volta rinvenuta, Nancy torna a casa e si addormenta, inspiegabilmente esausta. Dopo quell'episodio la vita tornò a scorrere serena. E quel pomeriggio divenne ben presto solo un brutto ricordo. Finché... Una sera, Nancy accusa improvvisamente dei forti dolori allo stomaco. Dice a Frank di non preoccuparsi e si dirige verso il bagno. Pochi minuti dopo, Frank si impensierisce e quando sente il vagito di un neonato proveniente dal bagno, intuisce che qualcosa forse non va. Quando apre la porta, si trova davanti l'incredibile. Io non sapevo di essere incinta di Amit.